dopo 3 anni finalmente stiamo ripartendo. Chiaramente mi unisco ai ringraziamenti che fa il Presidente al Comune di Valsellana, al BIM e a tutti i nostri sponsor che ci sostengono. Chiaramente io, oltre al regista e a tutto lo staff, approfitto anche per ringraziare in particolare 2 persone. Il nuovo che avanza, diciamo così, e uno è Luigi Cipriani che sta qua e un altro è Ludovica Lazzarini che sta qui. Li ringrazio perché hanno, ripeto, è il nuovo che avanza, si sono occupati della logistica, dell'informazione, della pubblicità, quindi senza di loro forse quest'anno la nostra paura non ci sarebbe stata, quindi è una grande soddisfazione perché, ecco, mi auguro che poi loro insieme a noi saremo sempre presenti, ma continuino a portare avanti questa manifestazione. E quest'anno viene tutta, diciamo, basata su un romanzo di Ignazio Silone, appunto Le Terre di Fontamara. Questo romanzo rappresenta un po' anche, se vogliamo, quello che abbiamo attraversato in questo ultimo periodo che ben conosciamo tutti quanti, perché parla appunto dell'imposizione dei cittadini di questa piccola cittadina del Fucino. Appunto entravano proprio le istituzioni in questo periodo, diciamo, particolare, che era sotto il periodo del fascismo, e viene riproposto appunto in questo bellissimo territorio, Leo Fara, in un contesto, diciamo, arricchito senza dubbio dalla natura.